Professor Irti, buonasera. 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 Mi dispiace di esprimere il saluto più cordiale a Ernesto Galli della Loggia da remoto. Era un mio fermo proposito di scendere a Napoli, ma poi talune circostanze mi hanno costretto a rimanere a Roma. Quando vogliamo dare inizio al nostro incontro? Adesso vediamo. Siamo pronti? Possiamo iniziare? Possiamo. Può iniziare, professor Irti. Allora, il ciclo di conferenze sull'idea di nazione offre prova dello spirito di libertà che informa i programmi didattici dell'istituto. Poche settimane or sono, in quella stessa aula, abbiamo ascoltato e meditato una densa lezione di Michele Ciliberto, discorso di intonazione gramsciana sul significato nazional popolare della nostra storia. L'idea di nazione e l'idea di popolo si congiungerebbero nella sintesi dello Stato democratico. Oggi saremo dinanzi a una diversa prospettiva. Si deve a Ernesto Galli della Loggia dal titolo amaro e dolente La morte della patria. Il titolo è tratto da una frase che si trova nel De Profundis, il saggio di interiore riflessione che il grande giurista Salvatore Satta dedicò nel 1948 agli eventi della nostra storia fra il 40 e il 45. Voglio dire ai giovani ascoltatori che Salvatore Satta, con cui ebbi l'onore di essere collega nella facoltà giuridica della Romana Sapienza, è un uomo di alta nobiltà intellettuale, tutto racchiuso in una cupa concezione della vita, quale poi si rivelò nel romanzo Il giorno del giudizio. Nel saggio affascinante sulla morte della patria, Galli della Loggia svolge una severa critica proprio dell'idea nazional popolare, cioè con due parole di una idea di nazione ammodernata grazie all'inclusione in essa del popolo. Al fondo della critica, che torna forse ancora più netta e perentoria nel saggio sulla identità italiana, c'è, io credo, una passione civile che, messa al confronto con le vicende storiche del nostro paese, si fa struggente e a volte straziante. Le pagine di Galli della Loggia debbono accompagnarci anche nella lettura disincantata della Costituzione, che ambisce a raccogliere nella sintesi normativa della Repubblica tutte le idee della nostra convivenza, nazione, popolo, Stato. Una lettura libera e consapevole che ha bisogno dei saggi del nostro illustre ospite al quale cedo senz'altro la parola. Grazie. Ringrazio il professor Irti per di questa presentazione così lusinghiera, ma credo che però quello che io dirò oggi pomeriggio forse lo deluderà, nel senso che io ho deciso in qualche modo volontariamente di scostarmi da queste
dei saggi, dagli argomenti, così, dal taglio che lui ha ricordato di questi libri che mi è capitato di scrivere, e invece in qualche modo mi atterrò più all'andamento cronologico che mi pare, diciamo, sì, fosse proprio di questo ciclo di lezioni. E quindi dopo la lezione del professor Ciliberto dedicata all'idea di nazione nell'età moderna, così, mi soffermerò sul passaggio, diciamo così, di quest'idea dall'età moderna all'età contemporanea. In particolare fissandomi su quel punto cruciale di questo passaggio dell'idea di nazione che è rappresentata dalla Rivoluzione francese, naturalmente, da eventi, discussioni, drammi che si svolgono in quel periodo cruciale in cui si forma appunto la vera modernità politica dell'Europa, la modernità politica che appunto si articola intorno al tema, al grande tema della nazione. Naturalmente, concentrandomi su questo periodo tra 700 e 800, diciamo così, e i decenni successivi, non è possibile prescindere dal grande testo di Federico Chabot dell'idea di nazione. Anche se è interessante osservare come nel testo di Chabot non si parla che pochissimo, quasi niente, posso dire, della Rivoluzione francese, dei grandi dibattiti che ci furono intorno alla Rivoluzione francese. Probabilmente perché io credo nelle elezioni che, come noto, Chabot svolse nel drammatico inverno del 43-44, Chabot, che aveva, come noto, che aveva risentito del richiamo nazionale del fascismo, interessava però, diciamo così, sottrarre l'idea di nazione al monopolio che i fascisti ne avevano reclamato, e interessava invece riproporre un'idea diversa, più viva e più vera dell'idea di nazione, che era quella democratico, liberale democratica, per cui appunto in quel momento una parte dell'Italia combatteva contro un'altra. Quindi nella ricostruzione di Chabot ci si occupa molto di affermare in qualche modo l'apporto italiano all'idea democratica di nazione. Molte pagine quindi su Mazzini, su Pasquale Stanislao Mancini, cioè su alcuni autori che hanno collaborato, diciamo così, alla costruzione della cultura italiana di un'idea di nazione democratica, alternativa a quella appunto nazionalsocialista che in quel momento insanguinava l'Europa. Dicevo, non si parla mai, o pochissimo, giusto per accenni, della Rivoluzione francese. Io invece comincerò proprio dalla Rivoluzione francese e comincerò da uno dei momenti più drammatici della Rivoluzione francese, cioè le settimane che precedono immediatamente Termidoro, quando più acceso, più vivo si fa, diciamo così, l'andamento convulso della rivoluzione, in un calzare continuo di complotti, di congiure che vengono scoperte, con un dispiegamento feroce del tribunale rivoluzionario che nel giro di una quarantina di giorni, gli ultimi giorni che precedono appunto, voi sapete tutti naturalmente cosa accade con Termidoro, cosa significa. Il 9 Termidoro fu la fine del Comitato di Salute Pubblica di cui Robespierre era magna pars, insomma, e che aveva appunto come braccio armato il tribunale rivoluzionario, che nelle settimane immediatamente precedenti, nelle 4-5 settimane immediatamente precedenti, in questo convulso succedersi di scoperte di complotti, congiure, finte, vere, manda al patibolo la bellezza di circa 1500 persone. Quindi il punto è che nessuno di queste congiure, complotti, erano le congiure di complotti, non si trattava di questo, si trattava del fatto che via via l'incalzare il processo rivoluzionario venivano avanti proposte, ipotesi, programmi che confliggevano tra di loro, e che però, questo, diciamo così, il cuore drammatico istituzionale del problema, la rivoluzione non aveva alcuno strumento istituzionale per cui
con cui affrontare il tema delle divergenze, il tema della, della diversità delle opinioni all'interno del fronte rivoluzionario. L'unica categoria su cui era possibile, inquadrarlo era il complotto contro quella che in quel momento era la guida. E Robespierre si rende conto che c'è qualche cosa che non va. In questo meccanismo, nel dispositivo della rivoluzione, c'è un elemento che la rivoluzione non riesce ad affrontare, cioè la divergenza delle opinioni al proprio interno, che sarà poi un problema, come sapete, che tutte le rivoluzioni si troveranno ad affrontare. Non c'è un meccanismo in grado di sciogliere questo nodo, e allora Robespierre, diciamo così, tenta un escamotage, che è il grande escamotage di in qualche modo uscire dalla politica, e inventa il culto dell'essere supremo. Il culto dell'essere supremo non fu una così, diciamo così, bizzarra invenzione della mente di Robespierre, fu il tentativo di costruire, proprio per compattare una situazione politica che si stava disgregando e confliggendo al proprio interno, cercare di compattarla intorno ad una religione civile, ecco. Venire a capo dei dissidi, degli scontri politici, andando oltre la politica, entrando, diciamo così, nell'ambito religioso. Fu un'illusione, naturalmente, perché anzi questa idea dell'essere supremo, con la festa dell'essere supremo, ancora di più scatenò le sotterranee ostilità nei confronti di Robespierre. Robespierre si rende conto, in questo appunto preludio alla sua sconfitta, alla sua fine, si rende conto di un fatto drammatico che non era stato messo in conto da nessuno, e dice: in Francia ci sono due popoli. Uno è la massa dei cittadini pura, semplice, assetata di giustizia, amica della libertà. L'altra è una massa di ambiziosi e di intriganti, il popolo chiacchierone, ciarlatano, intrigante, che si infila dappertutto, perseguita il patriottismo, si impadronisce delle tribune e spesso delle funzioni pubbliche. Ci sono due popoli, che era, diciamo così, una bestemmia dal punto di vista costituzionale. La costituzione era stata fatta in nome del popolo. E invece, appunto, Robespierre si accorge che in realtà il popolo non esiste. Il popolo è diviso. Popolo è diviso, non due popoli, ce ne sono magari tre, quattro, che quindi parlare e agire in nome del popolo rappresenta qualcosa di irreale. Ci sono due popoli in Francia, dice Robespierre. Non so se a qualcuno di voi questa frase di Robespierre ricorda un'affermazione famosa che dopo qualche anno farà un grande scrittore politico italiano, Vincenzo Cuoco, che appunto nel saggio sulla rivoluzione napoletana, ricordando gli eventi del 99, dirà: i rivoluzionari napoletani parlavano a nome del popolo, della nazione napoletana, ma nel regno c'erano due nazioni. Una era la nazione degli aristocratici, dei rivoluzionari, dei borghesi giacobineggianti. L'altra era la nazione dei contadini, che nulla sapevano dell'altra e anzi erano pronti a fare la festa, diciamo pure la verità. Ora, appunto, in questo modo, diciamo, si viene nell'evento del Termidoro, questa riflessione di Robespierre, viene al pettine il nodo della nazione. Che cos'è la nazione? La pietra di fondazione su cui la rivoluzione è nata e su cui poi naturalmente si è costruita tutta la modernità politica. Noi abbiamo avuto una società delle nazioni, un'organizzazione delle Nazioni Unite, cioè il termine nazione occupa ormai interamente, così, l'orizzonte della modernità politica. La nazione è servita alla rivoluzione come un grimaldello per spazzare via la pretesa dell'ordinamento per ordini, del voto per ordini degli stati generali, clero, terzo stato, nobiltà. In questo modo appunto si votava per ordine e il terzo stato aveva sempre la peggio. Il termine nazione serve appunto a
smontare, anzi a far esplodere, diciamo, l'ipotesi smontare, questo meccanismo in cui esisteva nel linguaggio politico francese, giuridico politico francese, il termine di nazione, ma era un termine, diciamo così, fino allora adoperato in senso storico-sociale, e in qualche modo il pensiero giuridico sei-settecentesco francese aveva considerato la nazione una specie di interlocutore in tono minore, anche se essenziale, ma subordinato però della sovranità monarchica. La rivoluzione invece, soprattutto questo testo capitale, che è il terzo, che cos'è il terzo stato di Seguier, prende il termine nazione, lo trasferisce dal terreno, diciamo così, storico sociale in cui fino allora era stato adoperato, e ne fa invece un'entità originaria depositaria della sovranità, che da cui emana tutto il potere, e lo fa in termini di una radicalità estrema, che sarà poi, diciamo così, una delle ragioni, questa radicalità che ripete un'altra radicalità, la radicalità che Rousseau aveva dato nel contratto sociale all'idea di sovranità, in termini, diciamo così, di una radicalità assoluta, che appunto, leggo poche righe, prometto che è l'unica citazione che faccio. La nazione è preesistente a tutto, è l'origine di tutto, la sua volontà è sempre conforme alla legge, è la legge stessa. Prima e sopra di essa non c'è che il diritto naturale. Il governo esercita un potere reale solo in quanto è costituzionale. Esso è legittimo, il governo, solo se rimane fedele alle leggi che gli sono state imposte. Alla volontà nazionale, invece, basta invece soltanto la propria realtà per essere sempre legittima. Essa è la fonte di ogni legalità. Continuo per un'altra riga. La nazione non solo non è condizionata da una Costituzione, ma non può, nemmeno può né deve esserlo, il che equivale ancora a dire che essa non lo è. Essa non può esserlo. La nazione è una sorta, diciamo così, di origine mistica di che cosa? Della sovranità. La principale, così, scardinamento che viene fatto del sistema dell'antico regime è proprio questo. Cambiare il termine della sovranità. Era una lunga storia europea questa, che risaliva alle guerre di religione, che sono in sostanza delle grandi guerre intorno alla sovranità. Chi dice sovranità dice legittimazione del potere. Le guerre di religione erano state un grande conflitto europeo intorno esattamente a questo, al tema sovranità, legittimazione del potere, ed erano sboccate, come sapete, nella guerra civile, questa grande triade che rappresenta un filo rosso della storia della modernità politica europea: sovranità, legittimazione, guerra civile. Poi tutto era stato ricomposto, diciamo così, nel compromesso della pace di Vestfalia, il cui sregio adesso dirige, era stato in qualche modo neutralizzato questo conflitto, che ora riesplode invece potentissimamente nel momento in cui viene cancellata la sovranità del re, perché questo è il punto fondamentale. Bisogna spazzare via la sovranità monarchica, che aveva i suoi seri, la storia, la tradizione, eccetera, eccetera. E allora la sostituisce, si sostituisce appunto con la nazione. Ma vedremo che non è tanto facile sostituire la sovranità del sovrano, la sovranità della nazione, perché la sovranità del sovrano è una sovranità rappresentata da una persona, un individuo che ha un nome, un corpo, una volontà, una voce per esprimerla. La nazione come si fa? Cos'è la sovranità della nazione? Cosa vuol dire? Come si esprime la nazione? Chi parla? Chi è legittimato a parlare in nome della nazione? Questo sarà uno dei grandi problemi che inizia appunto con la Rivoluzione francese e che si porta, diciamo, che va avanti in qualche modo per almeno la prima metà di tutto l'Ottocento.
all'inizio c'è un tentativo di compromesso, perché diciamo così, la nazione, appunto, che la nazione lo dice lo stesso, se gli è, non è alienabile, cioè nessuno può rogarsi il diritto di parlare a nome della nazione. È inalienabile, indivisibile e irrappresentabile. Nessuno può arrogarsi di parlare a nome della nazione. Bisognava appunto distruggere il legame sovranità-re, monarchia, persona, fisica del re. Soltanto che distruggendo, diciamo così, il legame con una persona fisica si apriva il grande... grande domanda, e allora a chi rappresenta la nazione? Per il momento si trova un compromesso, è il compromesso della prima Costituzione che viene fatta in Francia, in cui Luigi XVI, che è mantenuta la monarchia, Luigi XVI è per grazia di Dio, e così si esprime la Costituzione, per grazia di Dio e per la legge costituzionale dello Stato, re dei francesi. Cioè in qualche modo viene congiunta in un compromesso la sovranità nazionale e l'antica sovranità monarchica. La nuova sovranità della nazione è l'antica sovranità monarchica. È re dei francesi per grazia di Dio e per legge costituzionale dello Stato, che poi sarà una formula ripresa in moltissime carte costituzionali. Soltanto che questo compromesso che... sì, tutti i compromessi funzionano finché funzionano, ma se c'è qualcuno che invece non lo vuole far funzionare, una parte non lo vuole far funzionare, salta tutto. E il re non lo vede funzionare, il re non accetta il compromesso. Non c'è il compromesso perché, appunto, come sapete, sulla questione dei preti e dei frattari, cioè dei preti che non avevano giurato fedeltà alla Costituzione, si impuntò e non volle controfirmare la legge, non volle approvare la legge che appunto obbligava il clero a giurare fedeltà alla Costituzione. Non solo, ma poi diciamo così, questo aprì una crisi di governo che poi diventò drammatica nel momento in cui il re addirittura scoppiata una guerra tra Francia e l'Austria, il re praticamente passò dalla parte del nemico. A questo punto la rivoluzione risponde appunto proclamando la Repubblica. Proclamando la Repubblica. E così cambia l'intero scenario politico, ideologico della rivoluzione, e c'è soprattutto una frattura importantissima tra il tracciato costituzionale, ideologico, politico francese, che poi sarà europeo, Europa continentale, rispetto a quello che c'è stato in Inghilterra. Perché appunto cacciato un monarca, i francesi, a differenza degli inglesi, non chiamano un'altra dinastia, non si inventano un altro re, proclamano la Repubblica, mentre invece, diciamo così, saggiamente, gli inglesi avevano chiamato un altro re, così il problema della sovranità non si era posto. Nel momento invece in cui si proclama la Repubblica, torna in maniera appunto drammatica, in cui non è più possibile, diciamo così, un compromesso, e bisogna appunto in qualche modo quindi configurare nuovamente il problema della sovranità. E i francesi, il gruppo dirigente rivoluzionario, adottano la catastrofica formula di Rousseau, del contratto generale, del contratto sociale. La sovranità, la nuova sovranità repubblicana, risiederà in quella che Rousseau chiama, cioè i rivoluzionari adottano pienamente, la volontà generale, cioè, leggo la citazione di Rousseau, quella forma di associazione mediante la quale si ha che ognuno, ascoltate bene la capziosità del ragionamento rousseauiano, a cui saranno inchiodati in maniera drammatica i rivoluzionari e non riusciranno a venire a capo, diciamo così, di questa, diciamo così, brillantissima ma capziosissima formulazione. La volontà generale è quella associazione mediante la quale si ha che ognuno,
unendosi a tutti, non obbedisce tuttavia che a se stesso e resta quindi libero come prima. Sì, a dirlo è facile, farlo è un pochettino più difficile. L'idea che peraltro Rousseau ha sviluppato, cioè, il contratto sociale, è stato qui. Quando io, è l'esempio preciso che fa Rousseau, non invento nulla, quando io non sono d'accordo su una legge che hanno proposto gli altri, e gli altri però sono la maggioranza, io mi rendo conto, perché appunto quella legge è approvata dalla maggioranza, che io mi sbagliavo. E allora quindi mi ricredo e aderisco all'opinione della maggioranza. Lascio poi, diciamo, di qualificare, diciamo, di questo tipo di ragionamento. E comunque, appunto, proseguo nella lettura di quelle che sono le indicazioni che Rousseau consegna ai rivoluzionari per quello che riguarda la sovranità. Il depositario della sovranità è il popolo. Vabbè, questa è una cosa. Popolo è il nome che prendono collettivamente gli associati al contratto sociale. La sovranità, però, sempre parole scultore di Rousseau, non può venir rappresentata, perché essa consiste essenzialmente nella volontà generale, e la volontà non si rappresenta, è indivisibile e inalienabile. Dunque, sono sempre parole di Rousseau, i deputati del popolo non sono e non possono essere i suoi rappresentanti, sono solo i suoi commissari. Qualunque legge che non sia stata ratificata dal popolo in persona è nulla, non è una legge. Chiunque, conclusione finale, chiunque rifiuterà di obbedire alla volontà generale vi sarà costretto dall'intero corpo. Ciò significa solo che sarà costretto ad essere libero. Sarà costretto ad essere libero, perché si renderà conto che appunto sbagliava, che la sua opinione, appunto non collimando con quella della maggioranza, era un'opinione sbagliata. Sono dei principi che sono ripresi nella nuova dichiarazione dei diritti dell'uomo che la Repubblica fa dopo quella lì famosa dell'89, nel maggio del 93, dopo che ormai la Repubblica è stata. Voi capite che se la volontà generale non può che essere di fatto rappresentata solo dall'unanimità, qualsiasi tipo di rappresentanza politica permanente delle opinioni, della diversità delle opinioni, è impossibile. Cioè diventa impossibile qualunque istituzione di tipo parlamentare. Non solo, è qualcosa di più, cioè che viene di fatto cancellato ogni dualismo fra il singolo e la volontà generale. E quindi è impossibile garantire qualsiasi struttura politico-istituzionale che garantisca il singolo contro appunto la volontà generale. Opporsi alla volontà generale è un crimine. E quindi appunto si apre, diciamo così, il baratro in cui appunto la rivoluzione consumerà se stessa. Cioè il baratro in cui, siccome opporsi alla volontà generale è un crimine, ogni opposizione è un tradimento, e ogni tradimento è appunto un sabotaggio, e quindi la vera discussione si svolge solo nelle aule del tribunale, nelle ore precedenti la condanna a morte, insomma. Il dispositivo rivoluzionario, guardate, questo tipo di meccanismo, come senz'altro molti di voi hanno subito già, diciamo così, anticipato nella mente, è poi un meccanismo che implacabilmente si ripeterà, diciamo così, nel momento in cui le rivoluzioni, per questo punto si può parlare plurale, tutte le tante rivoluzioni che succederanno dopo l'89, si porranno inizialmente proprio il problema di cambiare la sovranità, di cambiare il contenuto della sovranità.
è il fatto appunto che l'evoluzione e tutte le evoluzioni che cambieranno all'insegna del contenuto, di un nuovo contenuto, la sovranità, e ci metteranno sempre il popolo, perché il popolo diventerà il grande attore delle sovranità rivoluzionarie, ovviamente, si dovranno però accorgere che poi appunto il popolo non è un solo popolo, ci sono tanti popoli, ci sono almeno due o tre popoli diversi, e che appunto se non si prevede in qualche modo di sciogliere queste diversità di opinioni, perché ce ne deve essere una sola, l'esito inevitabile della rivoluzione non può che essere la dittatura. Il popolo è diviso il suo spirito civico, sono divise diverse le sue esigenze, insomma tutto è diverso, è inutile. E infatti appunto il terrore sarà il termine della rivoluzione nella sua fase, diciamo così, precedente, immediatamente poi la dittatura di fatto del direttorio e poi la dittatura esplicita del 18 brunaio di Napoleone. Insomma, nell'esperienza rivoluzionaria il binomio sovranità-volontà generale si rivela uno scoglio insuperabile. Perché il punto è stato proprio quello che dicevo all'inizio, cioè che tenendo fisso lo sguardo, considerando cruciale l'abbattimento della, appunto, il cambiamento della legittimazione politica come cambiamento della sovranità monarchica, appunto, ci si è concentrato su questo nuovo concetto di sovranità, che non è stato capace però di dare un contenuto politico concreto, agibile, al concetto di nazione. E così in tutta la rivoluzione il popolo, che formalmente è il detentore della sovranità, insomma la nazione è il popolo, appunto come abbiamo visto in Sia, il popolo rimane un'entità, diciamo così, confusa e in qualche modo ridotto al ruolo delle folle rivoluzionarie, ridotto alle sezioni giacobine di Parigi, spesso peraltro pilotate dall'alto. Il popolo è questo, ma c'è anche un altro popolo, però. C'è il popolo della Vandea, per esempio, dei contadini che insorgono massicciamente contro il potere rivoluzionario. C'è anche, diciamo così, il popolo delle rivolte federaliste, non siamo entrati troppo in particolare, cioè della grande rivolta contro il potere accentratore di Parigi, giacobina, che si scatena in due terzi della Francia, per esempio. E infatti la Francia rivoluzionaria è la Francia della guerra civile. Insomma, c'è un permanente situazione di guerra civile che attraversa tutta la rivoluzione. Non soltanto la guerra civile che organizza l'aristocrazia, che emigra, che tenta di fare complotti in nome della vecchia sovranità monarchica, ma anche appunto la guerra civile tra le diverse anime, diciamo così, del popolo. Sarà soltanto, per uscire da questo dilemma, da questo problema, ci vorrà soltanto, diciamo così, un passaggio di fase, si sarebbe detto un tempo nella politica italiana, e cioè un famoso discorso che rimette in qualche modo le cose in modo tale che la sovranità popolare possa cominciare ad avere un contenuto, possa, diciamo, di vedere una possibilità effettiva di realizzazione pratica, sarà Benjamin Constant, figlio della rivoluzione, che ha vissuto le fasi della rivoluzione, ha vissuto anche tutto il periodo napoleonico. È una figura molto interessante, Benjamin Constant, il quale in un discorso famoso che tiene nel 1819 sulla libertà degli antichi paragonata alla libertà dei moderni, cambia i termini della questione, espellendo il tema della sovranità, l'ossessiva attenzione sul potere collettivo, che è tipico di ogni pensiero rivoluzionario,
chi è il titolare del potere collettivo, espellendoci su questo problema dal discorso sulla libertà, sulla liberazione, e riducendo invece non il problema alla questione del trasferimento della sovranità, che era stata appunto lo scoglio su cui era naufragata la rivoluzione. Se la sovranità non è più del re, allora chi è la sovranità? È del popolo, ma che tipo di sovranità è? Eccetera, eccetera. Il discorso fatto bene. Costanza sferisce il problema della libertà dal problema del trasferimento della sovranità al tema della limitazione della sovranità. Non è importante chi esercita la sovranità, ma quali garanzie ha il singolo rispetto a chi esercita la sovranità, chi ha il potere. Non è tanto per la libertà, non è tanto cruciale sapere chi è legittimato al potere, a esercitare il potere, ma che garanzie ho contro il suo modo di esercitare il potere. Questo è il problema cruciale della libertà, dice Costanzo. Il riconoscimento astratto della sovranità popolare non aumenta affatto la somma della libertà degli individui se si attribuisce a questa sovranità una latitudine che essa non deve avere. La libertà può essere perduta malgrado questo principio o addirittura a causa di esso. Vi sono materie in cui il legislatore non ha il diritto di fare una legge. La limitazione della sovranità. I cittadini posseggono diritti individuali indipendenti da ogni autorità sociale o politica, e ogni autorità che viola questi diritti diviene illegittima. Libertà non consiste tanto nel partecipare al potere. Il punto fondamentale, iniziale, non è tanto il partecipare al potere o illudersi di partecipare al potere, bensì essere protetti contro l'arbitrio del potere, avere la garanzia che il potere comunque non potrà violare alcuni diritti elementari. Queste parole, che poi naturalmente Constant declinerà nel senso di un liberalismo conservatore, intendiamoci, nel senso di un liberalismo che per esempio inizialmente pensa che il diritto di voto debba essere riservato soltanto ai notabili, al censo, eccetera, eccetera. Però queste parole, la libertà non consiste nell'esercizio del potere, in chi esercita, bensì innanzitutto nella libertà del potere, nei diritti che il potere non può ledere, apre una via alternativa alla via rivoluzionaria, diciamo così, di impronta rousseauiana, la via cioè della rivendicazione, non della sovranità, che resterà invece la via preferita di tutte, diciamo così, le ipotesi rivoluzionarie, di tutte le immaginate rotture rivoluzionarie, la via del cambiamento della sovranità, ma quella della rivendicazione dei diritti. Non la via appunto del cambiamento della sovranità, ma della rivendicazione dei diritti, e cioè quindi del diritto all'organizzazione in partiti, in associazioni, la libertà di riunione, di sciopero, cioè tutte quelle vie, quelle tappe di quella via tormentata, ma rivelatasi però capace di risultati positivi enormi, che conducono al suffragio universale. E con il suffragio universale porteranno di fatto al fondarsi senza riserve della sovranità della nazione con la sovranità del popolo. La via della democrazia che è stata appunto la via appunto che poi naturalmente si è congiunta nell'affermazione della sovranità popolare. Cioè, nel momento in cui c'è il suffragio universale non c'è più nessun problema drammatico. Via della democrazia che è stata ed è tuttora possibile, questo è l'ultimo, forse ne faccio, farò una, diciamo così, un breve richiamo a questo problema, soltanto nell'ambito dello Stato nazionale. La democrazia, cioè la
la protezione dei diritti dell'individuo e la sovranità dell'elettorato, che si identifica poi con la sovranità del popolo, appunto, è stata possibile di fatto soltanto nello Stato nazionale. Questo però, diciamo così, anticipo un tema che riprenderò poi alla fine. Lungo questa via, che appunto dall'astratto problema della sovranità conduce invece ai diritti e alla libertà rappresentata dalla tutela dei diritti, avviene sempre durante la rivoluzione una grandissima trasformazione che sarà decisiva per l'affermarsi di quello che ho appena detto. E cioè il fatto che a un certo punto di questo itinerario ideologico della rivoluzione nasce il concetto fortissimo di patria. È nella rivoluzione francese che la nazione a un certo punto diventa la patria, contribuendo in maniera decisiva a conferire al popolo una nuova identità che è un'identità militare, ma un'identità insieme politica. È l'identità dei figli della patria, dei enfants della patrie, che sono pronti appunto a morire, a versare il proprio sangue per la patria, che è un concetto nuovo, esplosivo, dalla portata esplosiva nella storia successiva dell'Europa. Anche qui l'evento occasionale che scatena tutto è il re, il tradimento del re che passa appunto durante la guerra, che la Francia ha dichiarato all'Austria. Il re a un certo punto non solo praticamente passa con il nemico, ma addirittura il nemico, il duca di Brunswick, il comandante delle armate austriache, fa un proclama in cui minaccia tutto il popolo di Parigi, che ha osato proclamare la Repubblica, cacciare il re, metterlo in prigione, di appunto farlo a pezzi. E quindi scatena una reazione di orgoglio, di rabbia, di ostilità, in cui si coagula per la prima volta questo elemento, diciamo così, fortissimo di carattere, direi, metapolitico. Il grande, l'esplosivo valore politico della patria sta nel suo non essere un valore politico, per l'appunto, nell'essere un valore che mette in gioco altre cose. Altre cose. Innanzitutto il problema del sentimento del nemico esterno, del nemico interno. La radicalizzazione dello scontro che si accese intorno al tradimento del re e alla guerra contro l'Austria realizzò il sogno, diciamo così, che era stato auspicato, il sogno della nazione francese di essere una, e diventò una sola. Lì ci fu veramente un elemento di compattamento, cioè di unità, che poi tantissime altre volte vedremo. Quante altre volte nella storia europea, e non solo europea, e nasce questo sentimento della patria con un segno eminentemente democratico e rivoluzionario. Il patriottismo, e quindi in qualche modo l'antesignano del nazionalismo, nasce a dispetto di tutte le ciance stupidissime che si sentono continuamente ripetere, nasce con questo segno, in qualche modo porta in sé questo segno, perché è un segno, diciamo così, è il segno della sua matrice popolare di massa. La patria è, diciamo così, la nazione popolo che dalla politica entra nell'ambito della metapolitica, E insieme al sentimento della patria nasce, cosa, diciamo sì, per noi italiani sappiamo bene di cosa si tratta, il sentimento dell'indipendenza della patria, quindi tutto, diciamo sì, il filone delle lotte per le indipendenze nazionali che si inaugureranno nell'Ottocento europeo, ma che poi
andranno ben oltre il continente europeo. L'indipendenza dallo straniero, anche queste lotte per l'indipendenza che hanno fin dall'inizio un carattere appunto democratico e che fanno tutt'uno con l'idea del sentimento della sovranità della nazione. Solo la sovranità della nazione è in grado di assicurare l'indipendenza. Con un segno fortissimo di contrapposizione all'internazionalismo, che è l'internazionalismo delle monarchie. Le monarchie sono per eccellenza la dimensione internazionale che non ha patria, e le aristocrazie la stessa cosa, sono appunto cosmopolite per definizione in qualche modo, si sposano tra di loro, non conoscono la nazionalità. La monarchia si muove in un'altra storia. Questo è un caso tipico in cui questo si ha in Francia, che si ripeterà mille volte, appunto, intorno al tema della guerra. È un caso tipico in cui le guerre fanno la storia. Le guerre fanno la storia. È così. Una parte, voi siete troppo giovani, non vi potete ricordare, una parte della storiografia novecentesca si dichiarò guerra, è il caso di dirlo, all'Histoire Bataille, cioè all'Histoire de Papa, insomma, diciamo così, a quella storia che si articolava sulle guerre, le battaglie, considerando che appunto fossero cose arcaiche, prive di senso, diciamo così, più che altro, così, un vecchiume retorico di cui ci si poteva facilmente disfare. Invece le guerre sono, non a caso, insomma, sono state sempre il cuore della storia. Perché? Perché nelle guerre si misurano i rapporti politici, e le guerre, poche cose come le guerre, cambiano i rapporti di forza, i rapporti politici. Per questo sono in qualche modo il cuore, diciamo così, appaiono al senso comune anche il cuore delle vicende politiche. E intorno alla guerra con cui si mobilitò la rivoluzione, da cui nasce l'idea di patria, c'è stata, diciamo così, tutta la storia politica, la storia sociale francese per un secolo, per tutto il 1800, si articolò, insomma, intorno a questa leggenda nazionale rappresentata dalla battaglia di Valmy, appunto, in cui per la prima volta il sentimento della patria esplose e appunto portò poi alla vittoria della Francia contro le armate austriache, in una sorta di epos nazional popolare che vede per la prima volta la luce in Francia, ma che poi sarà ripetuto in un'infinità di altre occasioni. La guerra patriottica, diciamo così, è un grande evento non soltanto di storia militare, ma di storia culturale e politica in generale dell'Europa. La guerra patriottica pone fine, nasce da un evento occasionale. La Francia del 1792 non ha più possibilità di raccogliere truppe mercenarie, non ha soldi per raccogliere truppe mercenarie. Le truppe mercenarie sono quelle che sono abituate a combattere, appunto, la vecchia maniera settecentesca lungo la linea, sparare, avanzare, sparare, avanzare, sparare, avanzare. Non ci sono più truppe che per fare questo tipo di operazioni militari bisogna avere un fortissimo addestramento, voi capite, una fortissima disciplina. Le armate rivoluzionarie non dispongono più di queste truppe, dispongono di entusiasti, di una popolazione di patrioti entusiasti. E allora la nuova guerra sarà non più sulla linea, ma sarà con colonne di appunto soldati improvvisati, ma che però sono animati dall'entusiasmo, che cercheranno di sfondare lo schieramento nemico. Un nuovo tipo di combattimento. Ma per fare questo combattimento naturalmente bisogna avere dei soldati che siano convinti, entusiasti per l'appunto. La guerra assume un fortissimo carattere propagandistico e ideologico. La guerra diventa uno strumento, ha bisogno di soldati mossi, diciamo, ideologicamente. Ecco infatti che nella guerra nasce la figura del commissario politico.
Seixus è il commissario politico delle armate del re, punto. Cioè, la figura, la guerra diventa un fatto eminentemente, lo è sempre stato evidentemente, diciamo così, ma diventa un fatto eminentemente politico. La guerra di popolo, per l'appunto, è connessa alla guerra di popolo la leva di massa che è necessaria per alimentare la guerra di popolo. E nasce così in questa temperie la figura centrale per il discorso nazione-popolo del soldato-cittadino, del cittadino-soldato, come si preferisce, che significa una, diciamo, fortissima saldatura anche emotiva tra la comunità politica popolare e le istituzioni. E voi capite che a questo punto naturalmente diventa molto difficile al cittadino soldato continuare a negare una partecipazione elettorale, per esempio. Cioè, la guerra significa la morte, la possibilità di morire, l'impegno a morire. E, di fronte all'impegno a morire, cioè così, è un tipo di impegno che cambia completamente l'equazione politica, questo. Cambia completamente l'equazione politica. Non è un caso, credo, che anche in tempi recentissimi la cittadinanza pienamente uguale tra uomini e donne abbia avuto in qualche modo un suo momento di ratifica nell'ingresso delle donne nelle forze armate. Alla fine, in qualche modo, tutto si tiene. E però certo, naturalmente in tutto questo c'è, come ha messo in rilievo una parte della storiografia contemporanea, mi richiamo per esempio ai libri scritti da uno storico, forse voi avete letto qualcuno di queste cose, come Banti. Certo, c'è un elemento di, come dire, maschilista, sessista, in questo venire in primo piano dell'elemento militare, dell'elemento della guerra, che è presentissimo. Anche Banti, appunto, fa queste sue osservazioni critiche a proposito del nostro risorgimento, criticando in maniera, diciamo, passando all'analisi critica in maniera un po' facile, secondo me, dall'inno di Mameli a tante produzioni di tipo letterario, così, è molto facile leggere. E, diciamo così, il maschilismo, certo, nell'Ottocento, se si tratta di fare la guerra la fanno gli uomini, insomma, siamo ancora a quel punto, e quindi è ovvio che c'è un elemento maschilista, sessista in tutto questo, in questo panorama ideologico nuovo che si apre, ma è un elemento, è un paesaggio ideologico, culturale, che però ha in sé, io credo, e del resto la storia lo dimostra, ha in sé le potenzialità del suo superamento, del suo superamento. Comunque, il discorso, questo discorso che abbiamo iniziato sul rapporto nazione-popolo, richiede ancora, io credo, un tassello. E cioè, questo straordinario ampliamento verso l'universalità della cittadinanza politica, che è rappresentato appunto dalla rottura rivoluzionaria e poi dal configurarsi appunto in maniera nuova ma significativamente, anche se significativamente diversa dall'idea rivoluzionaria, questo appunto configurarsi nuovo della sovranità popolare, della presenza del popolo nell'istituzione nazionale, ecco, diciamo meglio. Perché per l'Ottocento si può parlare soltanto di questo, è già moltissimo, perché poi già nell'Ottocento questo si traduce in un diritto, in un ampliamento dei diritti di voto. Comunque, questo ampliamento, dicevo, verso l'universalità della cittadinanza, è come se avesse avuto bisogno, però, per realizzarsi, di una sorta di contrappeso, di un ancoraggio forte nella riscoperta della particolarità, di ciò che rende diversi, che è specifico.
o meglio, per esprimere in termini ideologici che forse sono più chiari, è come se questo tratto progressista e democratico tipico della dimensione dell'universalità della cittadinanza politica, della nuova cittadinanza politica che si afferma in Europa, avesse avuto bisogno però, questo tratto progressista e democratico, di essere compensato da qualcosa, diciamo così, di conservatore, avesse avuto bisogno di ancorarsi al passato, alle radici, a qualche cosa di prepolitico. La patria è anche questo, la patria è anche un sentimento prepolitico, che guarda all'indietro, guarda appunto alle radici, guarda alle lingue, alla lingua comune, alle tradizioni. Quasi che insomma ci fosse stata, diciamo così, nella storia la consapevolezza che è vivo, è vero ed è destinato a durare solo ciò che ha le radici nel passato, solo ciò che viene da lontano, confermando così un'idea che è sempre stata dei grandi pensatori politici, che dopo la religione in politica nulla ha una capacità legittimatrice come il passato. Il passato e la religione sono le due grandi forze legittimatrici di qualsiasi organismo politico. E la storia, sì, dell'affermazione nazional popolare, chiamiamola così, è appunto una testimonianza precisa. La nuova anima popolare della nazione, appunto, risospinge alle radici, guarda alle radici. E in questa prospettiva, per appunto, che prende forma la grande operazione di ricognizione e costruzione delle identità nazionali a cui per decenni si dedicherà la cultura romantica, che non a caso eleverà un monumento alla storia. La grande operazione culturale nella quale, soprattutto nella prima metà dell'Ottocento, vedono la luce le collezioni delle fonti della storia nazionale, le grandi raccolte folcloriche dei proverbi, delle favole, delle musiche, la costruzione degli archivi, la costruzione dei musei nazionali, cioè tutta la nazione, l'elemento nazionale e popolare si costruisce intorno a questa, diciamo così, appropriazione del passato, con un'attenzione particolare al sostrato popolare delle vicende della nazione, perché alla fine solo l'esistenza del popolo, di un popolo, diciamo così, legittima, giustifica l'esistenza della nazione. Questo è, diciamo così, un assioma che ormai noi accettiamo, perché, diciamo così, la storia ci ha messo, diciamo così, mille volte di fronte a questo elemento. Questa è, dicevo, la grande operazione che compie per 50 anni e più, diciamo così, per tutto l'Ottocento, la grande cultura romantica, che però ha un'anticipazione. Questa è una cosa, dal punto di vista storico-culturale, molto interessante. Ha un'anticipazione in chi? In Rousseau, proprio in colui che aveva, diciamo così, definito nella maniera più astratta e capziosamente astratta, direi, il tema della sovranità, appunto, definendolo in questa maniera così impossibile a funzionare, insomma, in questa maniera, diciamo, pure così intellettualistica, puramente intellettualistica. Io sono libero quando accetto la volontà della maggioranza, insomma, una cosa che non esiste. Proprio Rousseau, e però per un altro verso, proprio, diciamo sì, questo esempio di astrattezza illuminista come poco, proprio Rousseau invece ha un côté fortemente anti-illuministico che si esprime soprattutto in alcuni scritti importantissimi, anche se negli scritti sulla Costituzione della Polonia, negli scritti sulla Corsica, nella lettera sugli spettacoli a D'Alembert, in cui Rousseau appunto mette a fuoco come problema centrale della costruzione, della nuova costruzione politica che sta sorgendo in Europa, il legame sociale. Il legame sociale. E dice che questo legame, appunto, non può essere
costruito razionalmente. Il legame sociale, qui compare diciamo, in tutta la sua genialità, il Rousseau, come dire, teorico del cuore, di questo grande elemento della modernità, del sentimento, del cuore. Il legame sociale non si può costruire su cose diciamo di tipo intellettuale, ha bisogno di costruirsi appunto sugli usi, sui costumi, sulla tradizione, sulle feste, sulle fogge, e bisogna stare attenti a conservare queste cose, dice Rousseau, perché altrimenti la libertà politica può operare in senso disgregatore. E invece appunto il compenso alla libertà politica, che ha in sé un elemento di disgregazione, non può che essere dato da questo elemento diciamo così sentimentale, eh? E quindi raccomandazioni alle feste, agli spettacoli, per alimentare di continuo la coesione, appunto il senso della comunità, il legame civico. E anche, dice Rousseau, in questo più anti-illuminista che mai, l'importanza della religione, ricordandosi della sua Ginevra protestante, con la quale peraltro lui era in polemica, come è noto, l'affermazione di Rousseau è drastica. Mai un popolo è esistito o esisterà senza religione. Consegnato al lettore, così. E naturalmente in tutto questo, cosa viene fuori, cioè, cosa comporta, qual è l'implicita conseguenza di tutto questo, l'enorme importanza che in tutta questa vicenda cominciano ad avere, avranno sempre di più gli intellettuali. Sono gli intellettuali che maneggiano il cuore, che maneggiano i sentimenti, che maneggiano, che costruiscono, che scrivono la musica, che scrivono le poesie, le canzoni. Gli intellettuali come ceto pubblico, così appunto, nascono intorno a questo nodo di problemi storici, al binomio nazione-popolo. Infatti tutti gli intellettuali ottocenteschi, tranne diciamo così, poche eccezioni, risentono in pieno e partecipano in prima persona di questa temperia politica-culturale, politica a cui appunto danno tutto l'apporto artistico, culturale di cui sono capace. Nasce in questa temperie, nasce la figura dell'intellettuale come coscienza pubblica, che ci portiamo ancora presso con esiti alternativi, insomma, che possono piacere o non piacere a seconda delle circostanze. Ecco. Questo itinerario è arrivato a un punto terminale, che però penso non possa non avere un'appendice in una considerazione in qualche modo sull'attualità. È inevitabile, insomma, la storia è sempre mossa da un bisogno. Mi trovo in una sede in cui non c'è bisogno di fare un'affermazione simile, è sempre mossa da un bisogno della contemporaneità. E allora, diciamo così, alla fine di questa ricognizione storica, credo che sia impossibile non chiedersi, e lo pongo come domanda così, che cosa ne è di uno Stato come sono i nostri Stati, come è il nostro Stato, lo Stato italiano, costituito sulla nazione, quando viene a mancare la nazione, viene a mancare il popolo? Cosa ne è di uno Stato nazionale? Noi siamo ancora uno Stato nazionale, l'Europa è ancora un insieme di Stati nazionali, ma esistono ancora la nazione, il popolo, in questi Stati, in Italia esiste ancora il popolo, diciamo, buttiamo da parte, il popolo è scomparso, eh? Viene da pensare questo,
è impossibile non pensare. È scomparso come fatto sociologico, innanzitutto. Il popolo era legato nella tradizione millenaria all'elemento della fatica fisica, all'elemento del lavoro dei campi, ma anche delle officine. I campi ormai bastano pochissimi, poche migliaia di persone a coltivarli, le officine più o meno anche. C'è un gigantesco problema di riproduzione culturale, appunto. E ulteriore domanda, posto che noi siamo tutti quanti orientati verso l'ambiziosa meta della costruzione di uno Stato europeo, di un'Europa unita, può esistere uno Stato che sarà uno Stato nazionale, sarà lo Stato della nazione europea, ma sarà in qualche modo uno Stato, un Parlamento, con delle elezioni, così, senza un demos europeo, senza dei cittadini che sono capaci, per esempio, di comprendersi l'un l'altro, di comunicare l'un l'altro, primo elemento, evidentemente, diciamo così, dell'esistenza di una qualunque, finora di una qualunque comunità. E con queste drammatiche domande a cui naturalmente nessuno di noi è in grado di rispondere, ma che comunque però possono suscitare qualche riflessione interessante, vi ringrazio, ho finito. Ringraziamo Ernesto Galli della Loggia per così acuta e originale lezione, alla quale ha voluto imprimere un andamento fenomenologico coerente con la logica di questo ciclo di conferenza. Io mi permetterei di rivolgere una domanda e poi di compiere un'osservazione. La domanda pronunciata con estrema brevità è questa: come è compatibile la confusa pluralità dei popoli? Abbiamo tutti avvertito il ricorrere del plurale popoli in luogo del singolare popolo. Come è compatibile questa pluralità con l'unità della nazione e l'assolutezza della sovranità? Segue l'osservazione. Galli della Loggia ha svolto una penetrante analisi della teoria rousseauiana della volontà generale. Vorrei soltanto precisare che il principio maggioritario reca inevitabilmente con sé un elemento costrittivo. Elemento costrittivo. Sì. E suggerirei ai più giovani di leggere il saggio, splendido saggio di Edoardo Ruffini Avondo, proprio sul principio maggioritario. A questo punto aprirei il dibattito sulla lezione del professor Galli della Loggia, pregando coloro che intervengono di dichiarare il proprio nome e di formulare le domande con estrema sobrietà. Grazie. Allora, vorrei dare la parola forse prima ai borsisti, se lei... Cioè, chi vuole intervenire fra i borsisti? Chi interviene? Ecco. Io di qui non sento. Adesso è meglio recarsi al tavolo, ecco. Sì, può vedere al tavolo. Adesso la vede, professore? Perfettamente, io. Buonasera, io ero soltanto Arianna Brunori.
Io ho solamente una curiosità. Già dalla conferenza del professor Ciliberto era emersa la questione della la centralità della questione dell'esercito. In particolare Ciliberto, concentrando la propria attenzione su un diverso arco temporale, vale a dire sul Cinquecento, quindi su Machiavelli e Guicciardini, aveva insistito sul fatto che da questo punto di vista Machiavelli si rivelava più moderno di Guicciardini, perché aveva compreso l'importanza, di mettere da parte l'esercito di mercenari e invece avallare la proposta di un esercito di leva e in particolare dei contadini del Mugello. E anche lei ha insistito sull'importanza della questione dell'esercito di leva in un diverso contesto, che è quello appunto della Rivoluzione Francese, rispetto alla questione della formazione della nazione. Io mi chiedevo, da questo punto di vista, no, la questione dell'esercito come può essere declinata rispetto allo scenario attuale? Cioè, qual è il ruolo che, rispetto alle ultime questioni che poneva, quindi della questione europea, quale ruolo gioca la questione dell'esercito? Cioè, è una questione che è stata rilevante per l'elaborazione del concetto di nazione in passato, quindi nella prima modernità e poi con la Rivoluzione Francese, e ora non ha più un ruolo dirimente, o continua ad essere rilevante? Grazie. Non so se preferisca Galli della Loggia rispondere a ciascuna domanda o conclusivamente. No, penso che sia meglio rispondere a ogni domanda. Va benissimo, allora, prego. Dunque, io penso che la centralità dell'esercito continui a essere assoluta, cioè dello strumento militare. Se per l'esistenza di uno Stato, di una comunità politica organizzata, appunto, l'esercito, cioè la possibilità di difendersi, che poi questo è l'esercito, teniamo in questo senso, la possibilità di difendersi e di difendere, appunto, in questo modo la propria sovranità da eventuali minacce. Un padre della Costituzione americana, se gli uomini fossero angeli non ci sarebbe bisogno delle leggi. Gli uomini però non sono angeli. Gli stati sono, per usare un'espressione famosa, dei mostri freddi, pronti a sbranarsi. La realtà è questa: rinunciare allo strumento militare è una cosa, che proprio in questo tempo che stiamo vivendo si rivela drammaticamente utopico. Tutti quanti, credo che è un discorso che si sente ripetere mille volte al giorno, sentiamo ripetere che, appunto, l'Europa non può esistere politicamente, non può avere capacità di incidere sulle vicende politiche perché non ha uno strumento militare. Tanti strumenti militari secondo le nazioni, ma non ha strumenti militari. Mi interessa questo, no? Machiavelli e Guicciardini, sì, ho sentito anch'io quel passo. Per la verità, Guicciardini però, vorrei difenderlo, Guicciardini però, nella storia d'Italia, si accorge lui per primo quale novità militare e quindi anche politica rappresenta il modo francese di fare la guerra. Il fatto che i francesi scendono in Italia nel 1498 con Carlo VIII usando le artiglierie quindi prima cosa, appunto, riescono a allagliare la resistenza cittadina perché buttano giù le mura, questa antica, simbolo della difesa militare cittadina. Ma poi, cosa ancora più importante, i francesi sono cattivi, i francesi fanno la guerra mirando a uccidere. Una pagina bellissima della storia d'Italia in cui dice, appunto, noi eravamo abituati a fare delle guerre in Italia, delle guerre così un po' una scenografia, poi uno, quello cadeva da cavallo, veniva risparmiato, veniva anche catturato e poi chiesto il riscatto, si faceva la guerra per fare i prigionieri. I francesi invece no, i francesi fanno la guerra per ammazzare, e questo,
sorprese, fu una agghiacciante sorpresa, dice Guicciardini, per i signori italiani. Però è vero, cioè quello che Machiavelli per primo dice, qui bisogna che ci siano le milizie popolari per reggere lo Stato. Però appunto direi che metterei insieme le due novità, questa nuova percezione della guerra con appunto questa, la proposta guicciardiniana con la proposta machiavellica. Io continuo a pensare che appunto la guerra sia un problema, la guerra, lo strumento militare sia un problema rilevantissimo, centrale di qualsiasi sovranità politica. Detto questo, mi pare di aver risposto in maniera sia. Naturalmente si apre un enorme discorso di fronte a queste parole, perché diciamo così, un enorme discorso sulle conseguenze che questo significa, insomma. Anche per l'Europa, anche per la costruzione, europea. Grazie. Altre domande? Ci sono altre domande? Debbono esserci altre domande. Però ne approfitto però del silenzio per dire sì, innanzitutto questa cosa appunto di cui noi non siamo ben consapevoli, che il principio maggioritario ha in sé un fortissimo elemento di costrizione. Proprio questo però mi aiuta a specificare, diciamo così, un elemento importante della crucialità per l'esistenza della democrazia dello Stato nazionale. Cioè, io la sera delle elezioni posso accettare che appunto abbia vinto il partito che io non ho votato, e quindi diciamo così posso accettare di essere sottoposto a questa costrizione che per i prossimi 5 anni, almeno in Italia raramente, insomma, diciamo così, ammettiamo questi 5 anni, che per i prossimi 5 anni ci sia quell'antipatico capo, capa del partito che io non ho votato, che mi dice quello che io devo fare, eccetera. Lo posso sopportare perché è una mia concittadina, perché io ne conosco, parlo la sua stessa lingua, condividiamo mille cose, io capisco quello che lei intende dire anche da un suo accenno, da un suo modo di fare, cioè ci intendiamo, apparteniamo a qualche cosa di comune, e so che per quanto possa essere odioso o odiosa non fare delle cose sbagliatissime, però alla fine non potrà fare delle cose, diciamo così, che saranno troppo dannose, perché alla fine io e lei, lui, scusate, viviamo nella stessa, facciamo parte della stessa comunità. Il vincolo nazionale è fondamentale per la democrazia. Soltanto all'interno di una comunità nazionale io posso essere costretto a pagare le tasse. Non posso pagare le tasse pensando che le mie tasse vadano così a beneficio dell'universo mondo, a beneficio di chi? Devo sapere che serviranno a costruire degli ospedali, delle scuole per persone che io poi, con cui io vivo, che magari appunto serviranno anche a me. Cioè il principio di appunto la comunità nazionale, il principio dello Stato nazionale è legato in maniera, io credo, sì, assoluta alla democrazia. E il problema di concepire una democrazia fuori dallo Stato nazionale è enorme, guardate. Ma come faccio io a eleggere qualcuno di cui non capisco la lingua? Come posso fare? Questo è il problema. Cioè, se c'è un deputato lettone che ha un fantastico programma per l'Unione Europea, ma io non capisco nulla di quello che lui dice. In cosa consisterà poi la vita democratica di un paese del genere? Quindi appunto la costrizione può esercitarsi soltanto nell'ambito di una comunità. Per,
pienamente d'accordo. Rimane soltanto il rimedio di andarsene. Come dice? Andarsene dove? Come rispose Carl Smith? Sì. Uno può andarsene. Sì, ma andarsene appunto facendo così l'esiliato in permanenza. Sì, certo, sì, è sempre possibile. Anche possibile farla finita, spararsi un colpo di rivoltella. Sono tanti, diciamo, sì, sistemi ultimativi per risolvere dei problemi drammatici. Sì. Anche di chi è collegato, io non vedo, ma ci sono degli allievi o ex allievi collegati. Elena Alessiato, non vedevi, non ne dubitavo. Buonasera, sono Elena Alessiato e sono una allieva di questo istituto. Spero che il professor Galli della Loggia possa sentirmi. Sì. Allora, grazie della relazione. A me ha colpito molto il rilievo che lei ha fatto sulla nozione di patria. Di patria, patria, di cui ha sottolineato l'esplosivo valore politico, così ho appuntato, proprio per il suo essere un concetto non primariamente politico. No? Sì. Allora, lei ha parlato della nozione di patria in relazione soprattutto all'esperienza francese. Io le chiederei se può fare, proprio perché mi ha colpito questo rilievo, magari un approfondimento un po' più ampio. Io ho pensato all'esperienza tedesca, dove c'è il termine Nation, ma poi Heimat, no? Che è la casa patria, che è più accogliente, sembra più gentile, no? Anche rispetto al termine nazione, che evoca lo spauracchio del nazionalismo, la patria è qualcosa che sembra appunto più gentile, più rassicurante, no? Quindi io le chiederei se può fare... In tedesco c'è anche il termine Vaterland. Poi c'è il termine Vaterland, che è stato usato però in termini anche un po' ambigui, e quindi anche quello è un termine a luci e ombre. Allora io le chiederei se può fare un approfondimento su questo, magari anche proprio in relazione poi all'ultimo punto che ha toccato. Che mi ha... Questa domanda ci giova perché vedremo di nuovo una lezione del professor Galli della Loggia. In relazione anche alla figura dell'intellettuale con cui lei ha chiuso la relazione, e anche questo mi ha colpito, perché noi di solito siamo abituati a pensare all'intellettuale come l'anima critica, no? Colui che coltiva il pensiero critico, no? Dal caso dei rifiuti in avanti. E invece l'intellettuale che lei ha inserito in questo binomio patria-popolo mi sembra che sia colui che è stato chiamato a creare il legame. Allora, mi piacerebbe un suo pensiero su questi rilievi. Grazie. Sì, grazie a voi della domanda. Dunque, io farei innanzitutto questa riflessione, e cioè nel campo della storia e in generale delle scienze sociali, diciamo così, in generale, nel campo della società, dello studio della società, non c'è termine che non abbia in sé qualche cosa di ambiguità, di ambiguo. Ogni termine inevitabilmente è ambiguo. Ogni termine può essere declinato, è stato declinato dalla storia, anche in senso negativo. Non ci sono elementi, categorie, fatti, categorie soprattutto, sì, categorie, idee che non abbiano, che siano state immuni da una deformazione negativa nella storia. Quindi tutto ha un risvolto, può avere, ha avuto un risvolto negativo. Il termine patria è per l'appunto uno di questi. Dio sa quanti, diciamo così, misfatti sono stati compiuti in nome della patria. È sicuramente vero. Ma ripeto, questo è qualche cosa che accomuna tutto, tutti. Quanti crimini sono stati commessi in nome del socialismo, della classe operaia, della libertà. Non c'è categoria dell'agire politico e sociale in nome della quale non siano state commesse, nel caso migliore, degli sbagli colossali, nel caso peggiore, fiumi di sangue.
E la patria è sicuramente occupa un posto significativo, insomma, in questa classifica. Però appunto guardiamoci dal non considerare questo che dicevo. Allora, noi siamo abituati male dalla storia recente, pensiamo che gli intellettuali abbiano un carattere inevitabilmente progressista, per così dire, perché in qualche modo saltiamo a più pari dall'illuminismo, in cui sicuramente che è stato una grande fucina di intellettuali progressisti, saltiamo al Novecento. Guardate che nella lunghissima parentesi, dal 1815 al 1914, la stragrande maggioranza degli intellettuali europei, non aveva fatto questo segno progressista, non ha avuto, ma ci metto tutti, scrittori, musicisti, pittori, non ha avuto affatto un segno progressista. Il caso dell'Italia è più clamoroso. Uno dei drammi del Partito Socialista fu che il Partito Socialista, tranne quei pochissimi riuniti intorno alla redazione di Critica Sociale, al riformismo di Surati, della Kulishov, non c'erano intellettuali socialisti, c'erano pochissimi. La stragrande maggioranza degli intellettuali italiani tra il 1860 e il 1914, nel caso migliore sono dei vociani, cioè sono appunto delle persone che si muovono su un filone critico delle istituzioni liberali, con molte concessioni al nazionalismo, però, per esempio. Ma se lo sono, francamente conservatori. Tutto il realismo italiano, Verga, Capuano, sono tutti quanti D'Annunzio. L'unico è Carducci, ma Carducci è un figlio del Risorgimento, è un progressista, in termini un po', tromboneschi, possiamo dirlo, mi vergogno, perché anch'io con Croce condivido un amore per Carducci. Reminiscenze del mio liceo, del mio ginnasio, che mi hanno fatto imparare a memoria appunto molte poesie carducciane, tutte patriottiche naturalmente. Però appunto l'intellettuale tipico ottocentesco è il vate, per appunto Carducci, il grande cantore della patria, delle lotte, spesso delle lotte per l'indipendenza, o anche se non della lotta per l'indipendenza, però appunto portatori di opinioni appunto nazional liberali, penso per esempio a uno Stendhal, che però era un napoleonico, il suo cianciarello leggeva commosso i bollettini della Grande Armata, ma spesso erano reazionari, erano pure reazionari, nemici della democrazia addirittura, se non appunto nazional liberali. Perché c'era appunto, c'è un altro fatto importante, che questa comparsa dell'intellettuale pubblico come coscienza pubblica avviene in coincidenza con la invenzione di mezzi tecnici di propagazione del pensiero, cioè con la stampa, la grande diffusione della stampa commerciale, per cui appunto dei miserabili si possono tirare facilmente 200.000 copie e venderle a prezzi irrisori, delle stampe popolari. Quindi c'è tutto della proliferazione dei teatri d'opera, e quindi c'è l'intellettuale che compare sulla scena è anche un intellettuale a cui si aprono dei canali di diffusione del proprio pensiero, che sono proprio i canali assicurati dallo Stato nazionale, in qualche modo. Innanzitutto i giornali, scrivono tutti sui giornali, perché appunto, e per lo più sono giornali appunto di orientamento patriottico.
Poi appunto il patriottismo si può declinare in mille modi, si può declinare in un senso, diciamo così, bellicoso, sì, bellicista anche, poi anche nel senso, per esempio, la lotta per l'indipendenza. Insomma, la cultura italiana è stata tutta risorgimentalista, ovviamente. Poi dopo gli stessi sono diventati a volte, insomma, un po' conservatori, però anche perché non ci si poteva, se non si era risorgimentalisti, si rimaneva tagliati fuori, insomma, dal mercato culturale. Non so se ci sono ancora delle cose che... L'anima critica, l'idea dell'intellettuale anima critica è l'idea illuminista. Gli illuministi erano anime critiche. Poi, appunto, non è che gli intellettuali allora sono diventati anime non critiche. Se uno legge il dizionario delle idee ricevute di Flaubert, così lì c'è un'anima critica. E come? Soltanto un'anima critica un po' reazionaria. Beauvoir e Pécuchet, un romanzo, diciamo così, di critica spietata, ma che cosa? Alla società borghese, a destra però, diciamo così, un'anima critica. E molto spesso la cultura ottocentesca, gli intellettuali ottocenteschi sono stati appunto critici in questo senso. Adesso sono anche oggi di questo tipo. Aggiungerei che la genesi giornalistica segnalata da Galli della Loggia ha un riscontro storico, perché la parola intellettuale è nata con l'intervento di Zola nell'affaire Dreyfus e con il famoso articolo J'accuse. Allora si disse: ecco l'intellettuale che entra in campo. Quindi quella... è il primo caso, appunto, questo è il primo caso in cui appunto c'è una spaccatura nel fronte intellettuale tra intellettuali progressisti e intellettuali reazionari, conservatori. Prende posizione. Sono altre domande? Sì. Altre domande? Ecco. Eccolo. Sono Giovanni Conte, sono un dossista di storia moderna. Anch'io volevo chiedere un altro approfondimento sulla questione della patria. Mi è tornato in mente, l'ho letto molti anni fa, quindi magari lo riporto male, Eric Hobsbawm, nell'Età degli Imperi, trattando di Mazzini molto, in quel volume, inserisce una riflessione molto, molto netta sul fatto che progressivamente, ma in maniera... credo dicesse rapida, o comunque insomma molto poco stratificata, comunque molto complicato ricostruire con che processi questa cosa fosse avvenuta, nel giro di 3-4 generazioni questo concetto della patria appunto si fosse consegnato agli schieramenti conservatori nel corso di quella che lui periodizzava in maniera lunga l'età degli imperi, no? Perché sì. Comunque lui... è un'analisi che può valere anche in senso generale, ma era riportata alla sua periodizzazione specifica. Ora, Hobsbawm era marxista e leggere, diciamo, questa nitidezza di pensiero a me mi ha sempre molto colpito. Pensando anche al fatto che lui, stando comunque in una tradizione anglosassone che ha le sue particolarità, mi veniva in mente quando parlava del sentimento patriottico che porta i soldati, in quel punto forma di legame tra popolo e popolazione combattente, diciamo così, a morire per la propria patria. Ancora nella Prima Guerra Mondiale l'espressione che nelle trincee gli inglesi usavano era for king and for country, e country ha uno slittamento di significato comunque diverso. Eh sì. Perché comunque, se vogliamo, appunto non era né homeland né altre numerose appunto parole più legate ai lemmi germanici dell'inglese, ma che riportava forse anche a questa idea proprio della terra e quindi anche delle radici, diciamo, di tutto il campo semantico su cui prima
discuteva anche lei questa cosa, insomma. E, insomma, è un elemento che, insomma, continua un po' a perseguitare questo nostro pensarci europei nell'usare la lingua inglese, che non rappresenta le nostre tradizioni continentali fino in fondo, anche se comunque ha le sue vicinanze, e in questi anni, diciamo, post-Brexit fanno riflettere ancora di più su questo. Sì, sì, è un magnifico esempio questo qui del fatto come per gli inglesi, appunto, gli inglesi abbiano avuto una storia politica costituzionale completamente diversa. Non hanno decapitato il re e quindi combattevano ancora nel 1914. Credo che l'espressione for king and country sia rimasta anche nella seconda guerra mondiale, hanno combattuto per il re e per il paese, appunto due cose arcaiche rispetto, diciamo così, alla modernità politica dell'Europa continentale, dove si combatteva appunto per altre cose, non per il re, per la patria. Sì, sono gli italiani andavano all'assalto gridando Savoia, ma insomma così non aveva, era più che altro un elemento, diciamo così, tradizionale, penso. Quanto a Mazzini, sì, c'è una tradizione inglese molto antipatizzante verso Mazzini, anche Max Smith, per esempio, diciamo, è molto antipatizzante verso Mazzini, perché loro vedono in Mazzini, certo, molte pagine di Mazzini hanno questo accento nazionalistico religioso, questa religiosità quasi una mistica della nazione, che sicuramente ha subisce una declinazione appunto reazionaria, ma reazionaria nel senso appunto del religioso, di qualcosa che esce fuori dalla politica. E sicuramente il fascismo, per esempio, adoperò l'ultimo fascismo, il fascismo di Salò, il fascismo più duro e puro, non sapendo più a quale tradizione richiamarsi, perché quella del risorgimento monarchico, c'era Vittorio Emanuele III che stava a Bari ed era quindi impraticabile, si richiamavano a Mazzini, si richiamavano fortemente, la Repubblica Sociale si richiamò a Mazzini, al patriottismo mazziniano. Certo, c'era una patria, cioè, ma c'erano però, cioè, se si leggono le lettere dei condannati a morte della Resistenza, quello che stupisce è, diciamo così, la clausola della maggior parte di queste lettere. La maggior parte di queste lettere finisce con un'invocazione a viva l'Italia, muoio per la mia patria, ma anche appunto in persone che vengono da strati sociali molto umili. Cioè l'idea, nel momento decisivo in cui devi dire per quale ragione tu stai morendo, perché quelle sono appunto lettere scritte appunto nelle ultime ore della propria vita, sì, certo, c'è qualcuno che dice muoio per il socialismo, affido alla mia causa, ma sono un'assoluta minoranza. La maggior parte di tutti gli schieramenti politici dicono muoio per la mia patria, spero che l'Italia migliori, diventi un altro paese, eccetera, eccetera. E questo appunto la dice lunga sul significato in qualche modo metapolitico, come diceva, religioso, che sicuramente la predicazione mazziniana ha contribuito a, diciamo così, instillare negli italiani questa idea appunto della patria come un culto, il culto della patria. Forse più che Mazzini stesso, alcuni scrittori, penso al cuore di Nemicis, che si muovevano nel solco del patriottismo di tipo mazziniano, insomma, ecco, di tipo mazziniano, certo non monarchico, ma di tipo appunto socialista mazziniano, certo, che hanno molto inciso, credo. Anche Stalin definì la Seconda Guerra Mondiale la grande guerra patriottica. Sì, sì, sì. Sì, sì, quando la politica non sa più a che santo votarsi, fa l'appello alla patria, e quando la gente muore per ragioni politiche, alla fine dice, per trovare una giustificazione, un senso
un significato alla propria morte in bocca alla patria. Abbiamo un intervento. Credo che ci sono altre domande. Sì, sì, adesso c'è un intervento breve. Che siamo... Così concludiamo. Penso, avendo io frequentato molti questi incontri sulla azione, mi vado sempre più convincendo che la trasposizione nel campo letterario di questi temi avrebbe una notevole rilevanza per poter comprendere a fondo. Faccio degli esempi. Il libro della Craveri, Madame du Deffand e il suo tempo, ecco, tutte le cose che succedono in quella conversazione tra Voltaire e Madame du Deffand. Ancora dopo, il successivo libro, sempre della Craveri, sulla Cassione. Sono libri che sono illuminanti, no? Per non andare poi naturalmente al Molino del Po, a Ippolito Nievo, tutta la letteratura che noi conosciamo, no? E quindi ho l'impressione che il filtro della letteratura nell'approccio al concetto di patria, di potere, di nazione, eccetera, è molto, molto coniugato, talvolta con elementi di verità che sorprendono. E un altro aspetto che vorrei sottolineare è questo. Quando si parla di rivoluzione, lei ha fatto riferimento alla rivoluzione, non sempre le rivoluzioni hanno un obiettivo, un oggetto, un destinatario da colpire. Pensiamo alla rivoluzione di Masaniello. Si esaltava il re e si faceva la guerra contro l'aumento delle gabelle. Il re veniva sacralizzato, il re era naturalmente lo spagnolo, e si combatteva contro le iniziative per le gabelle. Allora è così facile pensare che in realtà la gente, i vari strati sociali, percepiscano in modo chiaro questi rapporti. E da ultimo, nel dibattito politico attuale, non si sente quasi mai pronunciare da sinistra la parola nazione e la si sente pronunciare da destra. E quando la pronuncia la destra ci sono degli strali e delle valutazioni negative su questa sorta di patriottismo, eccetera. Se l'idea di nazione è così elevata come l'abbiamo ascoltato in tutti questi seminari, perché da sinistra viene vista come un'offesa? Bella domanda da fare alla sinistra, soprattutto. Ma io penso che questo accade, prendo insomma, tutto quello che lei ha detto, è molto interessante, lo prendo dalla fine, dall'ultima, dalla coda. Penso che nella sinistra ci sia ormai una fortissima assenza di cultura storica, cioè la sinistra non sa nulla dell'origine di queste cose, della storia di queste cose, che appunto il concetto di nazione, di patria, sono cose che nascono a sinistra con un segno rivoluzionario, insomma, ha perso la conoscenza di questa cosa, perché diciamo così, è un frutto della catastrofe dell'istruzione in Italia degli ultimi 30-40 anni, e poi anche perché vale sempre il vecchio interdetto marxista contro, diciamo così, appunto, la nazione come espressione della classe dominante, l'idea che la classe operaia non ha patria, tutte cose che ogni volta che sono state, che si è cercato di tradurre in proposte politiche, sono state clamorosamente smentite dalla stessa classe operaia. Però, insomma, diciamo così, c'è questa, come dire, questa anchilosi del pensiero, questa pigrizia del pensare, del non riuscire a pensare in modo nuovo, anche penso. Questo per quello della sinistra. Per quello che riguarda Masaniello, quella è una classica rivolta di antico regime. Nelle rivolte di antico regime ci si rivolta sempre in nome del re contro i provvedimenti del re. Questa è una cosa, diciamo così, tradizionale, perché il re è visto come una sorta, funziona ancora moltissimo l'idea del carattere sostanzialmente divino dell'autorità monarchica. Quindi il re è buono, diciamo così, per definizione, perché è un'emanazione del divino. Allora il re è sempre però tradito da ministri,
cattivi, che pongono le cappelle, eccetera. Quindi ci si rivolta contro i ministri in nome dell'autorità del re, per illuminare il re appunto sulle cose pessime che vengono fatte in suo nome. Questo è una cosa che ancora nella Russia dell'Ottocento, appunto, lo zar veniva considerato appunto dalla maggioranza della popolazione dei suoi sfruttati come una persona che veniva tenuta all'oscuro di tutto e veniva ingannato, eccetera. E ciò per cui appunto è difficile, e io non condividerei definire rivoluzioni quella di Masaniello, mi pare più che altro appunto delle rivolte. Sì, la trasposizione letteraria, certo, ma ci sono dei libri sono su questo aspetto, sul rapporto tra letteratura e politica nell'Ottocento italiano. Sì, comunque è una cosa molto interessante, perché si scopre appunto quanto fosse intrisa di politicità tutta la letteratura italiana. Lei pensa che tu scendere il cantone giornale di ogni anno? Allora, della rivoluzione, e le seconde hanno tasca il libro di Vincenzo Stampa. Non è molto rivoluzionario, va bene. Allora, consideriamo concluso così denso dibattito. Torno a ringraziare cordialmente Galli della Loggia e, se mi consente, ad esprimere anche il rammarico per perdere la conversazione conviviale di questa sera. Grazie. Mi piace anche a me molto che lei non ci sia, ma insomma capisco che non si può avere tutto nella vita, diciamo così. Concludiamo così. Grazie. Grazie. Buonasera, arrivederci. Thank you.